Nei giorni scorsi è stata sospesa la somministrazione di AstraZeneca e ora la preoccupazione nei confronti del vaccino è altissima. Vogliamo quindi fare chiarezza insieme a chi si occupa quotidianamente, tra le altre cose, di vigilare sulla sicurezza dei farmaci e di conseguenza anche sulla salute di chi li assume. Abbiamo il piacere di ospitare su Ilbo Live il professor Ugo Moretti. Il professor Moretti è un docente di farmacologia dell'Università di Verona, ma è anche il responsabile del Centro regionale di farmacovigilanza per il Veneto e per la provincia di Bolzano. Bentrovato, professore. Grazie a voi per l'invito, buongiorno. Ed è proprio la farmacovigilanza a essere il tema principale della nostra chiacchierata. Se lei è d'accordo, partirei proprio dalle basi. Cosa si intende quando parliamo di farmacovigilanza? Allora, la farmacovigilanza vuole approfondire il profilo di rischio dei farmaci, dei vaccini, dei medicinali più in generale con i quali noi veniamo a contatto. Ogni medicinale ha un profilo di rischio che deve essere messo ovviamente a confronto con i benefici che il medicinale comporta. La vigilanza cerca di approfondire questi problemi. Quali sono i metodi che vengono utilizzati in farmacovigilanza? Allora, per studiare il profilo di rischio dei farmaci ci sono diverse metodologie che vanno utilizzate in modo integrato. Molte informazioni vengono fuori già negli studi che valutano l'efficacia dei medicinali, quindi nei trial clinici, che hanno ovviamente questo obiettivo, valutare l'efficacia, ma dove può venire fuori qualche informazione sulle reazioni che sono più comuni. E dopodiché, diciamo, il farmaco o il vaccino è studiato lungo tutto il suo percorso, per tutta la vita, e con un sistema che si basa come primo approccio sulla rilevazione spontanea di quelli che sono i problemi segnalati dagli cittadini e dagli operatori sanitari. Poi questi problemi devono essere ovviamente approfonditi per valutare se questo problema effettivamente esiste e soprattutto quanto frequente capita, perché ovviamente è uno dei fattori importanti poi per valutare proprio il bilancio beneficio-rischio di questi medicinali. Professore, in questi ultimi giorni appunto si fa un gran parlare di correlazione tra episodi avversi che sono accaduti dopo la vaccinazione. In generale, non mi riferisco solo ad AstraZeneca in questo momento. Possiamo quindi fare un po' di chiarezza per comprendere come è possibile differenziare un evento avverso da una reazione avversa? Allora, evento avverso è tutto quello che ci accade di spiacevole dopo che noi abbiamo assunto un medicinale, un farmaco, un vaccino o qualcos'altro. Per fare un esempio, io posso assumere una compressa di medicinale e dopodiché inciampare su un gradino e cadere per terra e rompermi una gamba. Allora, questo evento avverso che capita dopo il medicinale può diventare una reazione avversa se si scopre o se si valuta una correlazione causale con il farmaco che ho assunto. Nell'esempio che ho appena citato, se io il medicinale che ho assunto era per esempio una benzodiazepina, io sono intontito dal farmaco, inciampo e cado, ecco, quello stesso evento diventa una reazione avversa al medicinale. Quindi ogni reazione avversa è sempre un evento avverso in origine? Certo, ogni evento avverso può essere potenzialmente una reazione avversa. I farmaci in generale sono in grado di riprodurre tutte le malattie, cioè in sostanza ogni malattia, ogni sintomo che noi osserviamo in clinica può avere anche il farmaco come causa. E dopo questa distinzione le chiedo, professore, come si arriva a correlare un evento avverso a un determinato farmaco? Sono necessarie un tot di segnalazioni oppure occorre qualcosa di più approfondito, come uno studio specifico? Questo appunto è il vero problema che abbiamo. Diciamo, questa distinzione, questa valutazione può essere molto molto semplice o molto molto complicata ed è peraltro alla base di quello che facciamo tutti noi o anche gli stessi medici quando valutano appunto i problemi che compaiono in corso di terapia, perché di solito il primo intervento a seguito di un evento avverso causato dal farmaco è la sospensione del farmaco. Quindi questo, dicevo, può essere molto semplice. Pensiamo ad esempio nel caso dei vaccini al dolore che c'è nel braccio dopo che ho fatto l'iniezione, ad esempio, oppure come conseguenza più grave di uno shock anafilattico che può venire fuori dopo l'assunzione di un farmaco un quarto d'ora dopo. Questi sono eventi che diciamo è abbastanza semplice collegare al trattamento. Invece in molte altre situazioni, pensate ad esempio per i vaccini al problema dell'autismo che è stato affrontato qualche tempo fa, no? Oppure per i farmaci, situazioni molto complicate, l'insorgenza di tumori oppure patologie,
come lo scompenso, la patologia stessa cardiovascolare, che possono ovviamente avere molte altre cause, questo collegamento causale è molto complicato. Quindi non c'è una regola precisa, diciamo, ci sono degli elementi che noi andiamo a valutare, ovviamente l'elemento temporale, che è la prima cosa che si va a vedere, l'esclusione di altre cause, cosa può succedere se io sospendo il farmaco e vedo se miglioro o peggioro. Ecco, sono tutti elementi che sono valutati sia nel singolo caso, sia mettendo insieme casi differenti per vedere se c'è una causa comune. Professore, che differenze sostanziali ci sono tra il ritiro e la sospensione di un farmaco? Una brevissima premessa è che in Europa ormai le decisioni per quello che riguarda sia l'introduzione sul mercato sia l'eventuale ritiro dal mercato sono decisioni europee. Questo vuol dire che un singolo paese non può ritirare un farmaco dal mercato se non c'è una valutazione di questo tipo condotta a livello europeo. La sospensione può essere presa nel momento in cui, ad esempio, un lotto o addirittura tutto il farmaco possa aver bisogno di una valutazione che quindi in attesa che venga conclusa si decide appunto la sospensione senza il ritiro. Il ritiro invece ovviamente viene preso quando appunto il profilo beneficio-rischio di quel medicinale non è più accettabile e quindi il farmaco viene ritirato. Tenga presente che in generale sui farmaci più o meno un terzo dei farmaci che entrano in commercio sono ritirati dal commercio poi entro i primi 5 anni di vita, perché appunto la valutazione del profilo di rischio ha bisogno di numerosi pazienti e quindi ha bisogno di più tempo rispetto alla valutazione dell'efficacia. Professore, la farmacovigilanza è l'unica autorità che può ritirare e sospendere un farmaco oppure può farlo anche la magistratura, per esempio? No, se parliamo di autorizzazione in commercio, diciamo, è come dicevo prima l'EMA. L'EMA ha un comitato al suo interno che si chiama PRAC, dove sono rappresentati tutti gli stati membri, ci sono due membri per ogni paese, e discute appunto i problemi che sono sollevati dai singoli paesi, arrivando ad una decisione che può essere presa a maggioranza e che è vincolante per tutti gli altri paesi. Quindi se un farmaco viene ritirato dall'EMA non può più essere utilizzato. La procura interviene se ci sono delle situazioni, non lo so, legate a, che comunque non portano al ritiro del farmaco dal commercio, perché questo, come ho detto prima, avviene in tutti i paesi europei, quindi non è certo una decisione che può essere presa da un singolo paese. La sospensione invece sì, può essere presa dal singolo paese ed è questo che crea alle volte dei problemi come in questo caso, perché ogni paese può andare per conto suo. Avviene anche in Italia, con le regioni, una regione può sospendere o non utilizzare un lotto di farmaco. La procura in quel caso sequestra un lotto perché ha il sospetto che possa danneggiare, ma certo non può la procura decidere che non si usa più un certo farmaco in Italia. Può certo intervenire se ha il sospetto che ci sia un lotto contaminato, per esempio, no? per qualche altro motivo, ma è una cosa un po' diversa da quello che si decide in Italia con l'Agenzia Italiana del Farmaco e in Europa con l'EMA. Uno degli strumenti della farmacovigilanza è la segnalazione spontanea. Da chi arrivano, come vengono gestite e da chi vengono prese in carico? In ogni paese del mondo ormai esiste un sistema di segnalazione spontanea che come dire, serve da sistema, da campanello d'allarme in sostanza, per dire o per capire se con un certo medicinale forse c'è un problema. Sono sistemi che nascono, diciamo, storicamente ancora negli anni 60, col famoso caso della talidomide, che a quel tempo fece, diciamo, nascere le discussioni sul profilo di rischio, insomma, dei medicinali. Quindi l'obiettivo della segnalazione spontanea è proprio questo, quello di poter capire se forse c'è un problema. È un sistema che nasce aperto a tutti, o meglio, sono sistemi che nascono come indirizzati solamente ai medici, ma che poi via via nel corso del tempo si sono aperti ad altri operatori sanitari e adesso in tutta Europa anche direttamente ai cittadini. Quindi chiunque voglia segnalare o comunque riferire, raccontare un problema che ha avuto con un medicinale, quindi con un farmaco, con un vaccino, può farlo nell'ambito appunto del sistema di farmacovigilanza italiano. Allora, il sistema è organizzato così, c'è un sistema decentrato in Italia, per cui ogni struttura sanitaria, quindi ogni ASL, ogni azienda ospedaliera, ha un responsabile di farmacovigilanza. Questo responsabile è la persona la quale legge per prima questo tipo di notifica e questa notifica viene trasferita in un archivio centrale
che è a cura dell'AIFA, e praticamente subito dopo viene diffusa e condivisa in un unico banca dati europea che si chiama Eurovigilance. Da Eurovigilance questa stessa segnalazione viene condivisa poi a livello mondiale nella banca dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi vuol dire che c'è un'estrema condivisione ormai a livello internazionale di tutto quanto viene raccolto nel mondo con i farmaci. E quindi quando noi analizziamo un problema con un farmaco ci basiamo sull'informazione che viene inviata in Italia da medici o da cittadini italiani e anche da quello che viene raccontato al di fuori dell'Italia, in Europa o nel resto del mondo. Una volta raccolte le segnalazioni, cosa succede? In che modo e su chi hanno effetto le vostre indagini e quindi poi le decisioni che prendete? I dati appunto raccolti a livello italiano sono valutati periodicamente dall'Agenzia Italiana del Farmaco con un sistema che si appoggia ai centri regionali di farmacovigilanza che appunto in Italia sono stati istituiti già da parecchi anni. E quindi, ripeto, le informazioni sono analizzate e si cerca di capire, appunto, sulla base di quanto è segnalato, se esiste o non esiste un problema. Se esiste un problema, questo problema ovviamente, come dicevo, deve essere condiviso a livello europeo perché la responsabilità nella sorveglianza dei medicinali è una responsabilità condivisa. Quindi ogni medicinale europeo ha un paese di riferimento come prima valutazione e dopodiché, se questo problema lo si ritiene sufficientemente rilevante, viene portato all'attenzione di una commissione che in EMA decide se deve essere per esempio aggiornata la scheda tecnica del farmaco oppure se il farmaco deve essere ritirato o sospeso. Arriviamo quindi a parlare di attualità con AstraZeneca. La direttrice dell'EMA, Cook-Emer, ha dichiarato che la situazione attuale non è stata proprio inaspettata, dato che appunto stanno vaccinando milioni di persone. Ad ogni modo, è stato deciso di sospendere il vaccino AstraZeneca a scopo precauzionale. Cosa significa questa scelta? Il tema in questione è un tema complicato. Abbiamo parlato prima di eventi avversi che sono più difficili da valutare. Ovviamente le trombosi fanno parte di quest'area, perché le trombosi avvengono con una frequenza che è relativamente alta. L'incidenza degli eventi tromboembolici è circa di 1 ogni 1000 pazienti. Quindi può essere più complicato appunto valutare se il vaccino può avere un ruolo in questo ambito e ovviamente è ancora più complicato capire eventualmente qual è il rischio a cui si va incontro. Quindi la valutazione è una valutazione molto, molto complicata. Ci sono stati due approcci in questi giorni che sono stati presi, ad esempio gli inglesi che fino a un paio d'anni fa erano membri attivi all'interno della comunità europea e che hanno vaccinato più di 10 milioni di persone già con questo vaccino, hanno ritenuto che questo segnale non fosse sufficiente, insomma, per sospendere la campagna vaccinale. In EMA invece si è scelta questa strada diciamo, è stata presa da alcuni paesi che poi si sono allargati ad altri e si è deciso appunto di sospendere cercando di poter valutare meglio quella che era la situazione. È evidente che in queste situazioni, da una parte, diciamo, con l'approccio di tipo inglese, il rischio è quello di poter esporre i pazienti che si vaccinano ad un eventuale rischio. Nella nostra situazione il rischio è un po' quello di non utilizzare un vaccino che invece è comunque estremamente efficace e quindi di poter esporre magari più persone al rischio di infezione Covid, che in questo momento è molto attiva, insomma, a livello italiano. Quindi sono sempre decisioni molto complicate. Quello che c'è da dire è che l'eventuale rischio è un rischio che comunque rimane molto basso e quindi proprio perché il rischio è basso e non è nemmeno confermato al momento, chi ha già fatto la vaccinazione deve stare tranquillo e sicuro del fatto che il vaccino invece funziona per proteggerlo da infezioni più gravi. E al momento non abbiamo elementi precisi per dire che il vaccino possa essere rischioso. Al di là di questo specifico vaccino, quanto è frequente la sospensione a scopo precauzionale di un farmaco? Mi pare che prima l'ha accennato. Sì, questo anche qui è molto variabile, nel senso che dipende dal tipo di problema, da quanto frequentemente è usato il farmaco. Se io evidentemente ho un farmaco usato da tantissime persone e ho il sospetto che ci sia un evento molto molto grave e contemporaneamente ho molte altre alternative terapeutiche, è evidente che non perdo tempo. Il farmaco viene ritirato molto facilmente perché ci sono altre alternative. Invece se il farmaco ha pochissime altre alternative, l'evento è un evento che non è chiaro, appunto, come
per quello che riguarda il rapporto di causalità, è ovvio che questa decisione è più complicata. Quindi capita alle volte che ci può essere un problema di impurità o di problemi in lotti specifici, ed allora si va a sospendere solo il singolo lotto. Quindi diciamo che non c'è una regola precisa. Non sono situazioni molto frequenti in generale, però dicevo che per quello che riguarda i farmaci, circa un terzo dei farmaci viene ritirato per un profilo, per un motivo di sicurezza. Tenga presente però che molti farmaci entrano in commercio come farmaci copia di qualcosa che è già in commercio, e quindi anche in questo caso anche un solo sospetto porta giustamente magari al ritiro, perché ci sono in commercio alternative altrettanto efficaci e sicure, insomma. Professore, mi fa piacere concludere questa nostra chiacchierata chiedendole quanto è importante segnalare, e in particolare cosa dobbiamo segnalare, se dopo aver fatto il vaccino c'è qualcosa che non va. L'importanza della segnalazione è fondamentale, come si è visto anche in questo caso, è il primo dato che si va a valutare quando dovessero esserci dei problemi, e quasi tutti i problemi che noi identifichiamo hanno come fonte iniziale, insomma, la presenza di alcune segnalazioni. Il problema della segnalazione è proprio che è spontanea, e quindi diciamo nel tempo ovviamente l'adesione dei medici, del personale medico è calata, perché ovviamente può sembrare diciamo una perdita di tempo. In realtà è un atto molto importante che coinvolge, ripeto, gli operatori sanitari e anche gli stessi cittadini, che possono ovviamente segnalare con assoluta tranquillità quello che ritengono essere collegato alla terapia. L'importante è capire che queste segnalazioni non sono delle prove certe, quindi sono solo lo spunto che deve essere analizzato, seguito dalle persone che sono addette a questa analisi, e che quindi insomma la singola segnalazione non è automaticamente una prova certa che un certo problema è legato al farmaco o al vaccino. Teniamo presente appunto che avere un sistema di farmacovigilanza che funziona è garanzia di sicurezza, quindi avere tante segnalazioni vuol dire che abbiamo molte persone che si preoccupano di questo, di questi problemi, e di solito una persona, un medico che segnala molti eventi avversi è anche una persona che è attenta al tema della sicurezza e che quindi probabilmente userà i farmaci anche meglio di una persona che invece è poco attenta, perché una delle cose che noi cerchiamo di fare del nostro lavoro è proprio quello di partire dal profilo di rischio, ma per far usare meglio i farmaci, proprio per evitare quei problemi che potrebbero essere evitati. Professor Moretti, è stato un piacere averla come nostro ospite. La ringraziamo e non ci resta che augurarle buon lavoro. Grazie a voi e anche a voi buona giornata.